Il calcio professionistico riparte, la Serie D invece si chiude qui. Queste sono le decisioni del tanto atteso Consiglio federale, che ha deliberato non solo la ripresa dopo l'approvazione del protocollo, ma anche il fatto che i campionati di A, B e C dovranno completare i turni di campionato restanti. In quarta serie, dunque, sono pronte a festeggiare le nuove attuali capolista dei 9 gironi. Lucchese, Prosesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo, anche se qui per l'ufficialità bisognerà attendere la giornata di venerdì. La FIGC dunque ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche, fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di A, B e C. Precedentemente al riavvio dell'attività agonistica sarà competenza del Consiglio federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese secondo i principi di seguito indicati. Individuazione di un nuovo format, brevi fasi play-off e play-out al fine di individuare l'esito delle competizioni incluse promozione e retrocessioni. In caso di definitiva interruzione, definizione della classifica, anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e il numero diverso di gare disputate dai club che prevedano in ogni caso promozione e retrocessioni. Infine, per effetto di quanto deliberato, la stagione sportiva 2020-2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre. Per quanto concerne invece l'attività dilettantistica, ivi compresa quella femminile fino alla Serie B, valutate le condizioni generali e l'eccezionale situazione determinatasi a causa dell'emergenza, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 giugno il termine per la conclusione dell'attuale stagione sportiva. Per quanto riguarda la Serie A femminile, è stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa, in base all'applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei club e alla disponibilità di contributi da parte della FIGC.